Per ogni euro che un uomo guadagna in media, una donna guadagna 86 centesimi. Perché? Le donne si assumono la maggior parte dei compiti legati ai figli e spesso riducono le ore di lavoro. Un terzo delle donne nell'Unione Europea lavora part-time rispetto all'8% degli uomini. Ci sono anche più donne in settori pagati meno, come l'assistenza alle persone e l'istruzione. Ai vertici le donne guadagnano quasi un quarto in meno rispetto agli uomini. E in Europa solo il 10% degli amministratori delegati delle grandi aziende sono donne. Tutto questo contribuisce a un divario pensionistico del 30%. Il pilastro europeo dei diritti sociali stabilisce la necessità della parità di genere. Per colmare il divario retributivo, la Commissione europea sta introducendo la trasparenza salariale. Le aziende saranno legalmente obbligate a pubblicare gli stipendi dei dipendenti. Il pilastro dei diritti sociali vuole anche un giusto equilibrio tra lavoro e vita privata, con il diritto a un congedo parentale equo e accordi di lavoro più flessibili. Questi elementi sono parte del diritto europeo. Gli Stati membri hanno fino al 2022 per trasporli nella legislazione nazionale.